Bienvenuti. Scusate, ma ho dovuto accompagnare a casa mio papà e è colpa ancora di Costa Gavras, perché abbiamo rivisto il film Il tredicesimo uomo. Siccome avevo voglia di vederlo sul grande schermo anch'io, non mi sono tardato un po' a vedere questo film. Mi approfitto per salutare, scusate il ritardo, e so che è una frase molto banale, assolutamente non assolutoria, però volevo anche presentarvi l'amico di Palermo del dell'Effebo d'Oro, con cui abbiamo organizzato e senza cui non avremmo potuto magari costruire bene nella sua complessità questo progetto e questo omaggio dovuto, devo dire. Sì, che mi ha detto bisogna vedere, venire. Vuoi salutare? Sì, grazie. Grazie innanzitutto al Bergamo Film Meeting che mi ha invitato e che ha fatto questa collaborazione con l'Effebo d'Oro, che è il festival che io dirigo. Io mi chiamo Giovanni Massa. Il festival Effebo d'Oro è stato lo scorso mese di novembre. Noi abbiamo fatto solo una selezione dei film di Costa Gavras, e quindi sapendo che loro li avrebbero fatti tutti, naturalmente io quelli sono venuto con grande piacere, anche per vedere su grande schermo, come diceva appunto Angelo prima, alcuni film, tra cui oggi questo tredicesimo uomo che ho trovato straordinario. Magari avremo modo di parlarne, soprattutto considerando il fatto che era il tuo, credo, secondo film. Secondo film. Ho trovato che c'era una straordinaria capacità, una straordinaria modernità di linguaggio, una macchina da presa estremamente mobile, una direzione degli attori precisa, a parte un cast straordinario, c'era praticamente tutto il cinema francese di quegli anni. Tutti giovani, tutti giovani. Per cui volevo anche chiedere per l'occasione a Costa, come hai realizzato? Avevi anche un produttore con tanto di nome, Henry Saltzman, presenta, sì. Cioè, quindi diciamo al suo secondo film, come hai fatto? Saltzman è venuto dopo, lui ha visto il film a New York, il mio primo film, che era un grosso successo, che era catalogato tra i 10 migliori film dell'anno. Dunque è venuto a Parigi e mi ha detto: che vuol fare lui con un altro film? Gli americani fanno tutti sempre questo. Quando hai un direttore che sta facendo il film, vengono e gli dicono: vieni a Hollywood e lei fa qualche vuole. Sì, non sì, perché dopo non si fa sempre così, non si fa quello che vuole. Dunque l'ho detto io. C'è un tema che mi interessa tanto, che è un libro di André Malraux che si chiama come si chiama in italiano? La condizione umana. La condizione umana, che è un libro celebre in Francia, che è sopra la rivoluzione dei cinesi. E dico: facciamo questo. E dico che non sapeva che cos'era. E un amico gli ha spiegato, l'ha spiegato che c'era la rivoluzione, sono troppo cinesi, non interessa. Ha detto: che cosa vuol fare? Dico: c'è un libro che mi interessa, francese, sopra la resistenza contro i nazi. E gli dico: no, lo facciamo così, fa la sceneggiatura e facciamo il film. Così, cominciato così. No, prima ha detto di venire a Los Angeles, non voglio venire a Los Angeles. Los Angeles, per i direttori, questo periodo, anche voi, è difficile, perché loro dicono: può fare tutto che chiede fare. Sì. E finalmente, poco a poco, intervengono, si interviene e si diventa tutta fiocciosa. Intervengono e poi diventa un'altra cosa completamente. Mi suffì di dire che Wim Wenders l'aveva accettato di andare e è rimasto 5 anni con lo stesso film che ha fatto, un film che non è
fin delle sue capacità artistiche. Va bene, dunque, e così è fatto questo film. Io chiedevo fare un film, perché in questo periodo si facevano molti film sulla la resistenza, però c'era un film di discussione, film di futuro, come facciamo la Francia domani, tutte queste cose. Io mi interessa una storia che era particolare, perché i giovani francesi erano chiamati di andare a lavorare in Germania per ritornare i prigionieri, soldati prigionieri, che era falso completamente, che molti di questi giovani non volevano andare in Germania, se andavano alla montagna con fucile di padre, fucile di caccia, senza sapere di rinunciare, anche senza generalmente avere una ideologia particolare, erano contro la direzione, bastava. E mi interessava molto una parte western, che c'era, la vita che avevano alla montagna, ma non c'era niente come erano difficili, una vita molto difficile e molto pericolosa. E così ho fatto un film su questo, che era un film di action, però con gente che volevano veramente luciare contro i nazi, e molti di questi c'erano ammazzati perché non avevano la facilità, non sapevano come luciare, come usare i fucili che c'erano. Scusate per il mio italiano, però... questo film con tutte le possibilità, perché gli americani quanto dicono, no, specialmente questo produttore, Harry Saltzman, molto gentile, che lui ha fatto le James Bond, immagino, che era ricchissimo, dunque ha detto fa quello che vuole fare, con tutti i soldi, dunque c'era una facilità enorme di questo punto di vista. Non vorremmo rubare la parola a voi, che tra l'altro sarebbe... Sì, possono fare anche le domande più interessanti. Però nel film di oggi, appunto, che faceva vedere il titolo, c'è questo tredicesimo uomo, che è un po' collaterale, giusto, ai soldati, o ai capitani che partono per combattere. Lui, appunto, è forse il grande pacifista, insomma, in grado, un personaggio particolare, che poi forse è dal titolo al film, e quindi c'è un'altra visione oltre a quella dei partigiani di Sinsei, giusto? Come sbaglio? Allora, en fait, pour revenir à l'homme des trous, il y a cet homme, en Italie, le titre est le treizième homme. Et donc, il s'agit d'un homme qui est un petit peu collatéral aux partisans. C'est un homme, en fait, peut-être, qui incarne le pacifisme et peut-être une vision différente par rapport à la vision des partisans. Si. Est-ce que c'est bien ça? Si, si. Si. Ah. Et tu as raison. Quello che mi ha interessato in questa storia era che c'è un uomo che in un periodo molto, molto drammatico di occupazione e tutto questo, io dicevo, io non mi interessa niente, non voglio partecipare a questo. Ecco, dunque, questo, come si può vivere in un paese che è occupato per un nemico, e hai molta gente che sono contro, hai gente che partecipano, che sono con il nemico, come c'aveva molti in Francia in questo periodo, e hai altri che dicono oh, niente, non mi interessa. Voilà. Questa posizione, che è una posizione molto difficile. Però io ho fatto questo film con questa idea, e sono gli spettatori che devono aggiudicare, dicono va bene, si può o non si può. E lui al fine, qualcuni degli resistenti sono ammazzati, qualcuno partono, e lui rimane così, come ho visto, accrociato a questo ponte. Era una metafora con la sua posizione impossibile, perché poi io penso che si deve prendere una posizione in un periodo con quella, e con tutti i periodi comunque. Riguardo quest'ultimo film, Il tredicesimo uomo, a parte che
io sono d'accordo con Giovanni che tu secondo me sai girare molto bene, fare infiltrazione, però non infiltrazione americana, dove l'azione è puramente azione, è spettacolo, ma è l'azione è che rappresenta anche un periodo storico o una situazione umana particolare. In questo film ci sono tante voci, tante sensibilità, tanti atteggiamenti anche tra gli stessi partigiani. Non c'è una separazione tra bene e male, detta, decisa, è una situazione molto, molto variata, molto, e in più c'è anche questa dimensione un po' ironica, soprattutto nel linguaggio, nelle battute, quasi che l'ironia sia un'ulteriore arma proprio per vivere in modo diverso, probabilmente anche la paura, il pericolo, la morte stessa. Sì, a me mi sembra che una società si deve accettare tutte le variazioni di idee e di filosofie. E questo è il tipo della resistenza che ho visto in faccia. Non è esattamente così, perché anche in luce entra los resistentes. Però mi sembra che io fare un film con un'idea metaforica, si posso dire, un'idea ideologica, ideale più che ideologica, che c'era in questo modo, che l'azione, è chiaro che l'azione nel film, nello stato, insomma, il film americano si fa sempre con specialisti di azione, le cascadeur, diciamo, le cascadeur, specialisti che fanno quanto si corrono, quanto cadono, tutte queste. Io volevo farlo con loro, con gli attori, la giovane ha accettato tutti di fare il film senza cascadeur. E lo abbiamo fatto. Sì. Controfigura. Dunque si fa tutto che si vede, sono gli attori lo stessi che lo fanno. Che era anche un piacere per loro, perché eravamo giovani, dunque era facile di entrare così e farlo. Perché mi sembra che alcuni film si vede troppo che sono specialisti, che fanno esattamente quello che si deve fare. Però una luce, una scena di azione non si fa esattamente, alla vita, la realtà non si fa esattamente quello che si deve fare, si fa sempre, c'è sempre la sorpresa e anche qualche volta avvia la gente che sono feriti, poco però che sono feriti, però non c'era problema neanche per loro. Un'altra domanda. Nel suo cinema lei mischia, ha fatto film più di genere, questo all'inizio, e poi molti film di dimensione sociale, usando molto anche la metafora, per esempio. Mi viene in mente Cacciatore di teste, no? Che penso sarà nei prossimi giorni, che è un film molto metaforico sul capitalismo e su quello che sta avvenendo, ma penso anche a molti altri fatti dopo. E questo doppio binario, che ha avuto i suoi gusti, i suoi interessi, le sue scelte, come nasce? Allora, dans le cinéma, vous affrontez des genres différents, et après, surtout au début, mais après, les films sont plutôt sociaux, et donc ils pensent plutôt à Le Coupéret, qui est un film assez métaphorique et sur le capitalisme. Et ce double binaire, donc des genres, d'où ça vient? Ça vient de la société comme quelle est cambiata negli ultimi 30-35 anni, abbiamo una società profondamente capitalista. Io ho visto alla Freccia, come sono andati a Breccia, ho visto una cosa abbastanza interessante, perché non aveva prima così consapevolizzato. Ce ne sono
de costruzioni. Sono delle costruzioni? Le costruzioni dei edifici più alti che le chiese. Prima la città, l'edificio più alto c'erano le chiese. Oggi c'è una altra realtà, che è la realtà capitalistica con le grandi amici. Penso che una immagine molto chiara della nostra società di ultimi anni è che noi viviamo più, piuttosto si può dire che viviamo una religione nuova che è il denaro, i soldi, ecco, da una parte. Tutti i dirigenti decidono la sua politica, anche siano destra o retta o sinistra, tutto, decidono sull'economia. Prima l'economia e dopo gli umani, è così. Che penso non c'era così molti anni fa, al principio della mia generazione. Chiaro che aveva altri problemi, ma oggi mi sembra chiaro, completamente chiaro. Sostituito Dio. Sì. Sì. E che fa questo? Questo fa che le gens sono isolé, come le persone sono isolate? Con se stesso. E nessuno pensa più, e tutti pensano a loro stessi, nessuno pensa più alla vita comunitaria. Sì, si perde la idea comunitaria e ciascuno per se stesso e la sua famiglia e il suo piccolo ciclo con gli amici. Però non si può vivere così, mi sembra che è necessario di avere un sentimento degli altri, così, qualche sia la sua filosofia politica. Però non si può vivere solo una società. Un sogno nel cassetto, un progetto futuribile. Est-ce que vous avez un rêve, un projet dans l'avenir? Progetti e sogni si sono sogni. Ma bisogna sto scrivendo una storia, vediamo come. Però non mi piace di parlare. Questo periodo bisogna aspettare che il film sia fatto per parlare, se no non esiste. Sono d'accordo. Sono parole. E qualche volta no. Le parole verba volant. Sì, per qualche volta si dica. Parla e un film non si fa. Perché non si può finire la sceneggiatura, non si trovano i soldi, non si trovano gli attori, non si fa il film. Dunque è meglio di essere sicuro. Complicato. Almeno il tema attuale. Ha avuto dei problemi con i suoi colleghi registi? È sempre andato d'accordo? O si è scontrato spesso per le idee politiche? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec vos collègues metteurs en scène? Ou bien vous avez toujours eu un accord avec vos collègues? No, relazioni molto, molto interessanti con i miei colleghi, amicali, quasi con tutti. Mi hanno eletto una volta presidente del direttorio francese, e ora mi hanno eletto presidente della Cinemateca francese, dopo lo conosco quasi tutti, c'è una relazione molto... No, però c'è un rispetto per l'altro, per il direttore, qualsiasi il suo film, qualsiasi il suo... Perché sappiamo tutti come è difficile di fare un film. Si sembra così, parlavo con una facilità enorme, però è molto difficilissimo. Si vuole molto tempo, idee, e difficoltà. E molti film non si fanno. Anche in Francia abbiamo un sistema che si può fare molti film. Si può fare film con le signore, che era una cosa che non si faceva prima. Se ne fanno molti primi film. Il sistema francese è basato su una idea generale che un paese per avere un cinema deve essere aiutato è sulla decisione politica di avere un cinema nazionale, come se ci sono musei, come se sono tutti questi. Il cinema in Francia ha cominciato così con De Gaulle dopo la liberazione, sì. Perché quattro anni si hanno fatto film con i collaboratori, con i tedeschi. E quando sono liberati,
di centinaia di film sono venuti negli Stati Uniti, hanno occupato tutte le sale. E il cinema francese era morto quasi. Dunque De Gaulle ha deciso che la Francia deve avere un cinema. E in questo momento, hasta voi, tutti i governi hanno accettato questa idea e il cinema esiste. Dunque con grande libertà si fanno 250 film ogni anno, probabilmente sono troppi, però comunque la libertà è libertà. È un cinema interessante, molto diverso, di tutte le maniere, sì. Documentari, film dei signori, film dei giovani, film di tutti, più vecchi, anche i vecchi possono fare film qualche volta. Sì. Interessante. Vi volevo chiedere, lei è cittadino francese ora, no? Da tanto, ma della sua cultura greca, cosa c'è nel suo cinema? Ah, io ho scappato dalla Grecia quando avevo 20 anni, perché la mia famiglia era considerata come di sinistra, anti-royalista e dunque comunista. E i bambini, i figli non potevano fare studi all'università. Si deve avere un certificato, il certificato della famiglia che era royalista, diciamo. E dunque l'unica maniera di fare studi era di andare in Francia. Però la famiglia era povera e la Francia era l'unico paese dove gli studi sono gratuiti. E c'erano aiuti per gli studenti. Dopo sono andato in Francia, ho fatto studi alla Sorbonne, letteratura, e all'Ecole di Cinema. E dopo c'aveva la... mi hanno detto alla scuola di cinema si voleva fare un stage. Sì. Un stage alla produzione di un film. Dopo sono andato e ho fatto due settimane e il primo assistente, che era Claude Pignoteau, che è diventato dopo un famoso direttore, al fine del stage mi ha detto vuole essere il mio secondo assistente. E dico sì, era una cosa incredibile. L'ho accettato e dopo ho lavorato con un secondo assistente e dopo con il primo assistente con quali di più celebri direttori di Francia. E un giorno ho fatto il mio primo film, una lavorato molto particolare comunque. E così la Francia mi ha accettato come se c'era un suo figlio. E mi hanno dato tutte le possibilità di fare. Io posso dire che in Francia ho fatto più di cose che io sognavo di fare nella mia vita, veramente. Di essere oggi qui, certo, parlare dei miei figli. Il suo rapporto con la Grecia com'è? La Grecia è rimasta la Grecia, che è mia patria, con mia famiglia, è sempre qui, sempre l'amore, sempre quello che è il più importante per me è la Grecia, chiaro, sì, perché la mia base di vita, di filosofia di vita viene dalla Grecia, si è completa in Francia con un altro tipo di democrazia più diretta, più interessante. La Grecia ha dei problemi politici sempre e anche economici molto forti. Chiaro che non si dimentica, è la base della mia vita la Grecia comunque. Scusa, cosa io? No, dunque, mi volevo ricollegare alla domanda sui colleghi. Quando tu hai fatto la confessione, sì. So che c'è stato un regista importante, oggi un poco dimenticato, che ha fatto un making of del film Chris Marker. Come è andata questa cosa e come sono stati i vostri rapporti, volevo sapere. Chris Marker è un regista importantissimo, francese. È un personaggio molto eccezionale, un artista, un poeta che faceva il film che lui voleva solo,
lo faremo a sua casa con lei, che ha fatto alcuni di più importanti film in Francia, documentari essenzialmente, sì. Soprattutto lui l'ho conosciuto giovane e abbiamo creato una relazione amicale così. E quando io ho voluto, fare la confessione, aveva una tensione enorme, perché non so se tutti conoscono che cosa era la confessione. Avete visto? Sì. Era in tutti i cineforum con l'americano ogni anno. Sì. In tutti i cineforum. C'aveva un libro sopra i processi staliniani in Cecoslovacchia, che è un libro scritto per uno di questi vittime di questi processi, che si chiama Londo, che viveva in Francia in questo periodo, che ha scritto un libro, quello che tutto è successo durante la preparazione del processo, o le torture e tutte queste cose. E per mia generazione, bisogna fare un'esplicazione più lunga, Fumetella. Merci. Ma génération a vécu beaucoup avec l'idée du communisme. Nous pensions que c'était le moyen de sortir la société du capitalisme comme il s'est et du colonialisme. Sì, la mia generazione ha avuto un'idea un po' diversa del comunismo perché si pensava che attraverso il comunismo la società potesse uscire dal capitalismo e quindi riuscire ad avere un nuovo tipo di società. Sì, e dopo abbiamo capito che non c'era così, faccio una sinopsis molto veloce, però non c'era così. Dunque aveva tanti film al cinema anticomunistici, antisovietici, anticomunisti, anche Hitchcock aveva fatto uno, cattivissimo, però ha fatto uno. Sì. E tanta gente mi ha chiesto di fare qualche cosa. E non ho voluto fare una cosa che non mi interessava, che era una fiction immaginata completamente. Però ho letto questo libro di Arthur London, che era ministro in Cecoslovacchia, che viveva in Francia, perché era Marie, sposato con una francese. Lui ha vissuto il processo. Dopo dico questo film è la possibilità di fare questo film. E l'abbiamo fatto finalmente con Jorge Semprún. Jorge Semprún era un gran scrittore spagnolo che vive in Francia, che era un dirigente comunista del Partito Comunista Spagnolo, che si era andato completamente contro la politica del Partito Comunista Spagnolo. Dunque abbiamo fatto questo film con Montan, che era un golpe enorme in questo periodo, perché si è detto che di un libro comunista abbiamo fatto un film anticomunista. Questo è l'attacco contro il film. Per l'altra parte, era un film dopo Setta, che ha detto questo personaggio, che ho io, ha guadagnato molti soldi con un film politico, non ha fatto un film politico, era questa una luce molto molto forte. Però il film era importante, non so, pochi che hanno visto, era una discussione enorme, anche all'interno del Partito Comunista francese. Il Partito Comunista italiano l'ha accettato di una maniera più come si dice, più interessante, più analitica. Più interessante, più analitica. C'era Berlinguer a questo periodo, sì. E ho dimenticato la questione, chi aveva fatto la domanda, sì. Scusate, perché ha dimenticato. Ah sì, le polemiche sul... Sì. Dunque si è fatto questo film che ha fatto un successo, una discussione considerabile in Francia e fuori di Francia. C'era un'avventura, chiaro che tanta gente ha detto è un film che è fatto per gli americani, però gli americani hanno comprato il film, però il film non ha fatto niente in America. Loro non possono capire perché questo processo, tutta la gente del processo che erano politici, i dirigenti del Partito Comunista, cecoslovacco a questo periodo, hanno detto che ils étaient tous des traîtres. Hanno confessato di essere tutti dei traditori. Sì, tutti. E per salvare il partito,
non potevano capire, dunque non sono andato a vedere il film per niente, il film ha fatto zero negli Stati Uniti. Il film fu visto nel partito dove aveva un partito comunista forte, che si è creato una discussione molto interessante, che mi sembra un film che era necessario di fare in questo periodo, perché chiaro, la mia direzione, per finire quello che diceva al principio, abbiamo creduto in questo sistema e fino ad ora abbiamo visto che eravamo completamente stati ingannati. Ecco, dunque era una espressione per dire no, basta con questo, non funziona, dopo se non funziona bisogna cambiare. Sì, una domanda sugli addetti ai lavori. Ha avuto tanto successo con Missing in America, utilizzando, non ricordo più l'attore, come si chiama? Jack Lennon. Che è l'unico, ecco, Jack Lennon, che ha sempre fatto film comici. Come ha fatto a convincerlo a fare? Alors, question qui concerne la Missing. Vous avez eu beaucoup de succès avec ce film aux États-Unis, avec Jack Lennon, qui est un acteur qui a toujours fait des films comiques. Et comment avez-vous le convaincu pour faire ce film? Non, sai, in stato, io non ho voluto fare negli Stati Uniti per ragione, dico prima, mi hanno chiesto di fare, non l'ho voluto fare, però la prima volta che mi hanno. Mi hanno inviato la sceneggiatura, il libro di questa storia, ho letto la sceneggiatura che è troppo americana, non mi interessava, ho letto il libro che era una parte del libro, la finale, che mi è interessato molto, e dico faccio questo, no. Io faccio gli americani, io dico no, non firmo, faccio un primo lavoro, se le piace a voi lo facciamo, è così. E quando abbiamo finito la sceneggiatura, che ho fatto con un americano dopo, abbiamo una riunione per avere quello che si chiama il casting, che era attore. Dice Jack Lemmon, tra un silenzio, eravamo pieni, silenzio tremendo. Jack Lemmon, il direttore del studio, che era Universal, mi ha detto c'è qualche commedia in questo film. Dico no, non c'è commedia, è un dramma. Dice me Jack Lemmon drama no va, sì, dico vai, due film come per esempio l'appartamento. E noi la commedia, no, dico c'è una tragedia per questo personaggio, che dico la sua parte. Così, abbiamo una lunga discussione, finalmente hanno detto guarda, basta con la riunione, facciamo un'altra riunione per riparlare, per ridiscutere del casting. E sono ritornati con altri attori. E dicono, Jack Lemmon, ho insistito. E dicono, no, vediamo con altri attori abbastanza famosi. E ho insistito completamente. Siamo arrivati a un momento dove era in arrivo. Una rottura. Una rottura quasi. E grazie a Saldi, perché negli Stati Uniti è la compagnia, però la compagnia è rappresentata con come si chiama un produttore americano. Produttore americano e qualcuno che lavora per la compagnia. Dopo un certo momento dico ok, lasciamo farle con Jack Lemmon. Sì, e l'ho accettato. E dopo erano molto, molto contenti. Perché è chiaro che Jack era perfetto in questo film. Sissy Spacek. Sì. L'attrice. Però per questo dicevo prima che Hollywood è molto pericoloso. Noi in Europa abbiamo la facilità di dire addio, ritorno in Francia o in Germania o in Italia e faccio quello che voglio fare. Invece gli americani che sono qui, che lavorano, se sono così duri, non lo prendono otra volta, lo lasciano completamente. Dove bisogna obbedire, sì. Bisogna accettare. Chiaro che gente come Spielberg, come gli altri, fanno quello che vogliono. Bisogna avere successo, grosso successo non è facile. Poi si producono i film anche sì, loro. Sì, si producono loro. Ieri sera ho visto
Quando ho letto Per assassini non l'avevo mai visto, ho trovato Piccoli meraviglioso, magnifico, e quindi volevo chiederle di lui, ma anche di un altro attore, di Yves Montand e di Piccoli, un'immagine, un ricordo, com'erano, qualunque cosa, qualcosa. Alors hier soir, il a vu un compartiment. Il avait jamais vu, donc il a trouvé un film magnifique avec des acteurs magnifiques comme Yves Montand et Piccoli. Est-ce que vous avez quelques mémoires par rapport à eux? Est-ce que vous pouvez raconter quelque chose de personnel par rapport si, à si, ces acteurs? Si, si, si. Du premier film, si on n'oublie rien. Non si dimentica nulla. Non si dimentica nulla. E chiaro che al principio tutti, era il primo film, tutti mi guardavano, c'erano tutti attori famosi, mi riguardavano così quello che va a fare. E il primo giorno io avevo chiesto a Yves Montand di fare il film sul personaggio con l'accesso di, con l'accento di Midi. Con l'accento del sud. Con l'accento del sud, che era un accento comico in Francia, c'era questo periodo, oggi è più accettato. Io non voleva, finalmente l'ho convinto di farlo, e Simon Signoret, il primo giorno, no, abbiamo deciso di fare il film con l'accento, e se non andava bene, lo rifacciamo interamente il dialogo con l'accento normale francese. Il primo giorno, dopo la filmazione, Montand mi ha detto, facciamo così, continuiamo. E l'ho preso molto più tardi, è andato al produttore che interveniva tutto il tempo e gli ha detto lascialo fare quello che vuole, così. Queste sono le cose che sono molto forti, poi il direttore può continuare, sì. E dopo c'erano attori che non avevano ruolo, per esempio, noi famosi, come per esempio Marcel Bozzuffi. Marcel Bozzuffi è un straordinario attore, non aveva niente. Gli ho detto a Marcel, fa un poliziotto così, all'entrata di una casa, io lo faccio io. Dunque tutti gli attori, dopo un momento, venivano a dire, hai qualche cosa anche per me. È diventato un film di famiglia completamente. E se uno vede i dettagli, si vede attori famosi come François Arnoult, che in questo periodo era star, e con gli altri, lo fa passare sempre. Era un piacere, come ho detto l'altro giorno, il problema era che se questo film fu un fracasso e si termina con un direttore, perché non si poteva con tutti gli attori famosi fare un film che non funziona, era la fine, però il film ha fatto molto bene e dunque ho potuto cominciare e ricominciare e fare pochi gli attori, come ho detto l'altro giorno, c'ho una come dire, penso che gli attori sono i veri collaboratori di regista, perché loro portano le storie da voi, da noi, spettatori. Se un fotografo, un decoratore sono bravissimi, non fa niente per il film. Se non cattivi, gli attori sono buoni, va bene per il film. Questa relazione, chiaro, è meglio di avere tutto, però qualche volta, però essenziale sono gli attori. Dunque, c'ho questa relazione sempre. Io le conoscevo tutti questi attori in Francia perché durante il mio periodo di assistente a direttori ho conosciuto, in questo periodo i primi assistenti facevano il casting, li conoscevano tutti gli attori, dunque aveva una relazione molto diretta e così Piccoli ha accettato, perché Piccoli era un amico di altri film che aveva fatto come assistente e quando ha saputo che io facevo il film, posso fare quel che voglio, tutte le cose che ha fatto questo personaggio assurdo, però mi è piaciuto molto così. Però un primo film, con tutte le cose particolari che possono avere un primo film, qualche esagerazione, qualche momenti distinti, va bene, era un film. E mi fa piacere che lei lo ha piaciuto. Se posso permettermi un'altra domanda? Se c'è negli ultimi anni, all'ultimo periodo, qualche giovane regista che ha fatto un film politico o che insomma in qualche modo il discorso politico di qualche film che l'abbia interessata particolarmente, che appunto che abbia
racconto il suo interesse, il discorso politico di qualche film recente o relativamente recente. Est-ce qu'il y a eu dans les dernières années quelques jeunes metteurs en scène qui vous a particulièrement frappé par ce qu'il a ou elle a mis en place un film politique et qui était intéressant pour vous? Sì, io penso che l'ho detto tante volte che i film sono tutti politici, i film parlano della società. Si può dire anche che il teatro greco antico, in questo momento fino ad oggi, il spettacolo è uno spettacolo politico, perché è una relazione con noi spettatori, perché questa relazione è una relazione politica, una relazione politica per una votazione che è il capo politico che noi vogliamo, che uno vuole dire che può essere governo. No, il politico è il comportamento, se che è andato lui. Il comportamento di ognuno di noi? Di noi con gli altri. Questa relazione è una relazione politica, che abbiamo gli altri felici o infelici. O ne lo siamo noi, la siamo noi. Dunque, quello che si può dire oggi, negli ultimi 20 anni, 25 anni, il cinema ha cambiato molto. Andiamo molto nella direzione di parlare della società. I giovani direttori, almeno in Francia, anche in Italia. Noi italiani abbiamo cominciato prima, dopo la guerra, e l'uomo ha preso con il realismo italiano, il padre o la madre della Nouvelle Vague francese, un cinema nuovo in America Latina, a Brasile, e creato questo movimento del film parlando della società, che vuol dire politico, senza direttamente. Dunque, però i più giovani oggi, era un periodo difficile, perché aveva uno spirito distinto, la guerra fredda, tutto questo, però negli ultimi 20-25 anni o di più, i giovani direttori vogliono parlare della società e si vede ogni giorno di più. Mi pare che questo molto interessante. Chiaro che non si deve dimenticare che un film è un spettacolo, che noi abbiamo al cinema per uno spettacolo. Non andiamo al cinema per vedere un discorso politico o accademico, no, andiamo per ridere, per migliorare, fare tutte queste piangere, in spagnolo ritorno, piangere tutti questi sentimenti umani, con quei sentimenti facciamo qualche cosa nella vita, perché viviamo, e questo è il cinema, il spettacolo. I primi che hanno capito sono i greci antichi, hanno creato il teatro, parlando della società, chiaro con metafore, non direttamente, però con metafore fanno spettacoli sopra la società e la psicologia della società. Dunque continuiamo, e bisogna che il cinema facesse questo ruolo, però chiaro che ognuno di autore del cinema o teatro sono libero di fare quello che vuole, che non creare un... come si è fatto, come si fa, sempre si fa in alcuni paesi, c'è un gruppo che decide quello che si deve fare, che quello che si deve dire. No, noi in Europa siamo usciti in un certo modo di questo, probabilmente non completamente, e oggi, chiaro, quelli che decidono molte volte sono quelli che hanno i soldi, o in televisione, dicono no, a noi non interessa. Chiaro che sono liberi, che non si può luciare contro di loro. Come si può luciare contro la televisione che dicono no, non interessa. Dunque c'è un'altra luce da fare per essere liberi. Ha visto il film L'odio? L'odio è quello francese. La N, est-ce que vous avez vu la N? La N. Sì, l'ho visto. Mi è piaciuto? Moltissimo, sì. Anche bianco sì. E nero? Beh. Sì, bianco e nero. Il regista ha fatto un film come attore che si chiama Amen. Sì, Kassovitz. Sì. L'odio, il caso di Kassovitz. Bravissimo attore e anche direttore. Kassovitz. Bianco. Serie televisive? Serie televisive, Netflix? Netflix. Le bureau, l'hai visto? No, sono entrati con il digitale, sono entrati in una periodo rivoluzionaria, profonda e interessante, però anche molto, molto
pericoloso, perché può cambiare tutto profondamente. Perché un Netflix, un Warner Bros., non sei chiaro, piattaforma, può decidere in qualche anno quello che si deve fare o che non si deve fare. Ecco. Dunque bisogna lanciare con questo. Perché è chiaro che con digitale è più facile di fare i film. Più facile. Però con digitale anche si è creato una nuova maniera di vedere il film. Si vedono i film sul telefono, che è una mostruosità. Questi mostri negativi e positivi, come Netflix e gli altri. Perché Netflix perché? Perché può dare la possibilità a molta gente che non c'era accesso al spettacolo cinematografico, audiovisuale, di vedere il film. Non c'era la possibilità, per ragione di dove vivono, o perché non sono sale, o perché non c'hanno abbastanza soldi di pagare l'etichetta di zio. Dunque è la parte positiva, però hanno troppo potere. E di più, quando si fa un film lo mettono alla casa e non si vede più il film, né per loro. E neanche si sa quanti spettatori hanno visto il film. Dunque la parte la più aggressiva, capitalistica, società. Ecco. Dunque bisogna vivere con i due, con questi, però bisogna lanciare come si fa in Francia con il governo, con i professionisti, però è molto difficile. C'hanno troppo paura perché hanno troppi soldi. Direi che possiamo chiudere qui l'incontro con Rocca Gavras. Adesso nei prossimi giorni potete seguire tutta la sua filmografia. Ci sono tanti film che in Italia non sono mai usciti o non si vedono da tanti anni. Quindi è un'occasione per conoscere. Quella di domani mattina, per esempio. Di domani mattina, ma anche quello di Amen che citava sul problema del rapporto tra Vaticano e con Mastio Cassone, con l'autore appunto che citavo prima. Quindi è un complesso, lo so, però molto, molto interessante, molto stimolante, sia per capire il passato che per capire il presente. È un po' posta grado a quest'ultimo intervento, ci ha dato anche un po' una sua convinzione riguardo alla trasformazione che stanno avvenendo nel mondo dell'audiovisivo, con parole sagge, quindi andiamo avanti con la proiezione sul grande schermo e poi chi vuole con il suo piccolo nella sua casa seguirà anche altri lavori, magari scegliendo quelli che io non ne vedo mai, o perché non c'è tempo, perché dopo le prime tre puntate io mi fermo. Dopo tre puntate io non riesco più ad andare avanti, mi perdo. Beh, però col lockdown siamo stati anche forzati molti, cioè, sì, io un po'. Ho continuato a vedere film, un po' per lavoro, perché comunque si doveva. E quindi ringraziamo tanto Costa Gavras, è un peccato non averlo.